siamo con Luigi Gianni, amministratore delegato di WhatsApp TV. Il momento non è favorevole per le start-up a causa della crisi economica, ma perché investire comunque in internet? Investire in internet è perché se vieni da questo mondo e hai attraversato la prima ondata di New Economy, ti è rimasta sicuramente la voglia. E sei rimasto un po' bucciato, però c'è stata una grossa selezione, quindi ci sono idee, ci sono talenti e c'è ancora qualcuno che lo fa. Tra questi Enrico Gasparini di Digital Magics, per cui se cerchi un incubatore, hai un'idea e cerchi qua un po' di soldi, ma soprattutto dei partner industriali, oggi lavorare su internet è ancora un'opzione. Il motivo è perché negli Stati Uniti cresce, quindi finanziariamente c'è l'interesse da parte di diversi player nel comunque investire un pochettino di denari in questo posto. Visto il caso di WhatsApp TV, cosa di diverso rispetto alla TV digitale e cosa in più forse? WhatsApp TV è sostanzialmente una guida televisiva ai contenuti fruibili tramite un computer, quindi non è la guida TV a quello che c'è in televisione, quindi digitale terrestre, piuttosto che free to air, piuttosto che satellitare, ma è quanto del palinsesto attualmente disponibile gratuitamente online, da Rai per esempio, come Cielo o altri, che è completamente fruibile tramite un PC. Non solo, questo è contenuto palinsestato, quindi secondo la linea temporale, infatti, ma c'è anche una bella quantità di titoli on demand, quindi cataloghi come quello di MediaVideo, quello di iTunes, quello di Google Vision, parliamo di migliaia di titoli che sono acquistabili per cifre tutto sommato abbastanza modeste in affitto intorno ai 3 euro, diciamo, che è una cifra tutto sommato molto bassa, che ti consente di metterti a riparo da tutti i problemi legali che ci sono con altri, diciamo, mezzi con cui è possibile scaricarsi un contenuto, e quindi WhatsApp ti dice, beh, mettiamo un po' d'ordine, ci sono tanti silos separati, io ti faccio una guida, se cerchi un film come Batman puoi trovarlo qui, qui o qui, oppure magari se non vuoi pagare lo troverai tra una settimana su Rainbow. Questa sostanzialmente è l'idea che c'è dietro. Semplificare e in più metterci un layer social. Cosa vuol dire? Condividere con gli amici, fare il check-in su un evento, dire lo sto guardando, mi è piaciuto, non mi è piaciuto, e questo amplificare un po' quella che è la fruizione in modo tale da viralizzare il processo di acquisizione del nostro evento. E per chiudere, che consigli darebbe a un giovane che vuole lanciare una startup su internet? Allora, il giovane dovrebbe innanzitutto avere delle competenze ibride, quindi sviluppare delle competenze non soltanto di business ma anche informatiche. Questo per risparmiare in fase di startup, perché altrimenti è difficile poter valutare i costi, soprattutto il lavoro degli sviluppatori. Questa prima cosa. E anche perché è un po' come dipingere questo mondo. Se devi fare un'opera d'arte nuova, devi conoscere quale strumento investire. Competenze ibride non sono facili da trovare, ma sono sviluppate. La seconda cosa è non demordere mai, nel senso di presentarsi comunque sempre entusiasti e arrembanti, perché è difficilissimo. Difficilissimo, c'è tantissima concorrenza e non è a livello locale, è a livello globale per le risorse. Quindi avere delle skills personali, tecniche, di business e anche relazionali piuttosto forti. Questo come asset che dovrebbe sviluppare una persona che vuole intraprendere questo tipo di iniziativa come imprenditore. Poi di rivolgersi alle persone giuste, che vuol dire agli incubatori che possono dargli una mano, soprattutto dal punto di vista di cosa? La riduzione del rischio che c'è nel creare una startup, quindi ridurre i tempi tra l'inizio quando si va sul mercato, e in questo caso anche la quantità di denari che vengono consumati in un paese, che sono sempre molto pochi, il che vuol dire spesso trovare dei partner più che finanziari, anche industriali o strategici, che poi possono anche diventare clienti, ma che alla fine tramite opzioni d'acquisto o altre diavolerie finanziarie possono entrare in capitale. Quindi le modalità ci sono, certo, bisogna parlare l'inglese, bisogna anche guardare un'occhiata all'esterno, ma in Italia è ancora possibile. Secondo me da Milano è più facile. Grazie mille Luigi Gianni. Grazie a voi e a documenti per tutto. Grazie.